tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video R&D Game Channel, sempre con me a commentare Tommy Thor. Ed oggi siamo qui con l'undicesimo episodio di COCSA e oggi vi farò vedere in non esclusiva assoluta, anzi in niente assoluto, gli incantesimi di salto. Li ho appena sbloccati e ne ho fatti 4 veloci, così ve li faccio vedere un po' il loro funzionamento e eccetera. Allora, come vediamo costano 30.000 a livello 1 e 38.000 a livello 2, se non sbaglio. Sì, 38.000 e durano 40 secondi a livello 2, solo che io non ho il tempo di farli, quindi ve li faccio vedere direttamente a livello 1. Dopo l'aggiornamento che hanno fatto del municipio al 10 si possono, anzi non del municipio al 10, della fabbrica di incantesimi al 5, possiamo far saltare qualsiasi tipo di truppa con l'incantesimo, non solo quelle che occupano un certo numero di spazi. Ad ogni modo andiamo subito ad attaccare, non perdiamo altro tempo. Allora, cerchiamo di vedere qualcuno di un po' più forte, perché se poi attacco qualche scarso, questo non mi sembra il caso. Fatemi ragionare. No, ho tutti sti cazzo di mortai, cioè. Attaccherei questo, dai. Sì. Tanto se facciamo una figura di merda, non è che ce ne frega. Allora, iniziamo un po' a distruggere queste cose perché non vorrei mancare il 50% di poco, come spesso succede. Attiriamo il re e lo facciamo venire qua, così lo ammazziamo. Vaffanculo. Re di merda. Vabbè. Ammazziamolo un attimo, così distruggiamo anche il municipio e siamo sicuri che almeno il fail non lo facciamo. Allora, da dove attacchiamo? Direi da qua. Allora, incantesimo veloce. Devo ammettere che però ha davvero una bella grafica questo incantesimo, cioè a livello di grafica. Che si può avere una... Cioè, ma questa esposta, cioè, non si sa. Cioè, che merda proprio, cioè, mi capitano i draghi. Dannazio. Non vi preoccupate, i miei fidi incantesimi di salto vi faranno saltare. Sì, ma sto drago è un po' scassato il cazzo. Ah. Saltate, plebei. Archivio quasi pieno, ma non ce ne frega assolutamente un cazzo. Muore il drago, no, immortale. Sì. Questo nuovo drago al livello 10, che è immortale. Saltate, arcieri. Saltate! Una figata proprio assurda, basta. Cioè, non che siano utili più di quanto non siano gli incantesimi di furia, però cioè, non si può dire che non siano belli. Spero che l'archivio quasi pieno non mi costringa a uccidere qualcuno, perché qualora fosse così, insomma, non sarebbe molto carino. 100% di risorse inaspettato. 100% non credo, perché la regina, cioè, non... ormai è morta. 3, 2, 1, lol. Anche i cosi. Nuova truppa, sono i cosi, molto forte. Allora, porca puttana, un bel attacco. 190 elisir, quindi buono. Ovviamente con loro mi sono rimborsato un solo incantesimo di salto, però io gli incantesimi tendo a non usarli, anche perché insomma non è che sto salendo, quindi non mi servono più di tanto. Allora, direi un bel attacco, vi ho fatto vedere come funzionano e come sono proprio visivamente gli incantesimi di salto. Si chiamano incantesimi di salto, sto facendo ripetutamente delle figure di merda, sì. Allora, detto questo, anche per questo episodio è tutto. Ciao a tutti ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video da Tommy Thor.